Questo diventa un argomento difficile, però oggi cercheremo di farlo in modo facile. Devo spiegarvi la meccanica quantistica in 15 secondi. Un pallone da calcio. Un pallone da calcio, voi sapete, può girare o in un verso o nell'altro. Se cercate di farlo girare in tutti e due i versi contemporaneamente, starà fermo. Ecco, ma per gli oggetti molto piccoli, come un atomo o un elettrone, funziona ancora così? Beh, i fisici ci hanno messo molto tempo per capire questa cosa, però hanno capito a un certo punto che è come se questi atomi, queste cose molto piccole, potessero girare sia in un verso che nell'altro verso, ma quando cercate di farle girare in due versi contemporaneamente non fanno più come il pallone, girano in tutti e due i versi contemporaneamente. Se non avete capito, non preoccupatevi, perché anche Einstein ha detto che nessuno può veramente Quindi, capire. praticamente, no, faccio un intro perché Alfredo mi spiegava questa cosa del pallone che gira da due parti in una videochiamata e io avevo lo sguardo della mucca che vede passare il treno. E quindi lui mi ha detto: no, va bene, non, cioè, è normale che tu non abbia capito. Quindi è interessante sapere che se non hai capito in qualche modo, Esatto. no? Cioè, la accetti come una realtà che vabbè, il pallone gira da tutte e due le parti. Esatto, infatti anche Richard Feynman, che ha vinto il Nobel appunto per le sue teorie sulla meccanica quantistica, diceva che se credete di aver capito la meccanica quantistica significa che non l'avete capita, perché fondamentalmente è controintuitiva, poi questo è il punto. Il fatto che una particella possa portare allo stesso tempo più informazioni, no? Contemporaneamente in funzione del punto di osservazione fa sì che tutto ciò che è legato alla meccanica quantistica sia estremamente veloce, come se le informazioni passassero tutte insieme. E poi è il punto di osservazione che in qualche modo va a trovare il senso a quell'informazione. È come se sentirete suonare, non so, prima uno strumento solo, poi un'orchestra e poi 10 orchestre tutte insieme. La meccanica quantistica sono 10 orchestre tutte insieme che suonano. E qui Quindi si il ritorna al nostro. discorso del cervello, di come Perfetto. elabora le informazioni, le emozioni e quant'altro. Lo studio che si diceva prima è lo studio della teoria di Penrose e Amerov, che appunto avevano ipotizzato che all'interno delle sinapsi neuronali lo scambio delle informazioni avvenissero con una sorta di quello che oggi viene chiamato qubit, appunto, cioè un segnale che porta tutte le informazioni allo stesso tempo e poi è un'altra parte che va a prendere quelle che servono per quel determinato tipo di ricordo, di emozione o di quant'altro. Perché facciamo vedere questa foto, Alfredo? Beh, perché a un certo punto in tutto questo processo che abbiamo detto prima e anche in occasione di quel convegno ci furono dei talk dove veniva spiegato come il cervello non ricordi tanto le informazioni, ma i significati che si danno alle informazioni. E quindi anche poi alla fine i significati che si danno alle fotografie, no? Nel senso, uno vede una fotografia, gli associa un significato, associ un. Sì. Fondamentalmente. Per cui quando noi vediamo questa fotografia, abbiamo, ovviamente, magari ci ricordiamo o non ci ricordiamo, comunque sappiamo che c'è una situazione impari, dove in qualche modo c'è una sfida anche impari, e probabilmente forse c'è anche una vittoria o forse no, nel senso chissà se si sono fermati, se non si sono fermati, se lo hanno schiacciato. Noi ci ricordiamo questa fotografia perché l'abbiamo vista in televisione, perché fondamentalmente, diciamo, in questa situazione qui, le immagini che vedevamo in quel momento erano immagini legate alla visione del filmato della CNN, che credo fosse una delle prime volte in cui veniva trasmesso, diciamo, in diretta un Sì. evento di questo tipo. E abbiamo sempre associato questa situazione, questa fotografia, questa immagine a quelli che furono gli scontri di piazza Tiananmen. Io credo che viene sempre presa questa immagine come Sì, questa è riferimento. Tiananmen, cioè quando uno parla di Tiananmen è questa, no? L'omino col sacchetto della spesa che fa fermare i carri armati. Siete d'accordo che questa è Tiananmen? Che cos'altro sapete di Tiananmen? Cioè, che altra immagine ricordate di Tiananmen oltre a questa immagine? Viene in mente qualcos'altro? Intanto faccio un intervento adesso, che l'avremmo dovuto fare all'inizio. Ci saranno delle immagini molto dure stasera, quindi
quindi se qualcuno di voi dobbiamo dire questa cosa, per cui se qualcuno di voi è un po' debole lo sappia, e le immagini arrivano anche subito, arrivano quindi, adesso. Chiaramente però è anche questa roba qua. Però queste immagini non le ha viste nessuno, no? O sono state viste molto poco, nel senso che se si pensa a Tiananmen, si pensa all'immagine dell'uomo che ferma i carri armati. Credo che il Corriere della Sera ci ha fatto la copertina quando uscì insomma. Sì. Quindi questo, diciamo, per dire che ci sono delle immagini, ci sono delle situazioni che vengono raccontate per immagini che a volte, in qualche modo, facendo leva anche sulla parte emozionale, ma non solo, tendono un po' a fuorviare quello che è la percezione generale dell'evento. E questo può essere un caso. Ci sono altre situazioni dove invece magari l'immagine descrive esattamente invece quello che è successo o quello che sta succedendo, e lo fa perché comunque... Questa è una foto di Nick Woods, e insomma, penso che tutti la conoscete, l'immagine della bambina. Bambini che scappano, bruciati dal napalm. Nella guerra del Vietnam. E poi anche queste immagini qua sono le immagini del massacro di My Lai. E queste furono prese da un fotografo dell'esercito americano. Ci fece la copertina il Cleveland Post, mi sembra. E la prima volta che ho visto queste immagini qua era in Vietnam, dove appunto c'era il museo della guerra in Vietnam, questa e questa qua. E queste qua sono immagini che fondamentalmente hanno anche forse meno bisogno di essere forse lette, interpretate, e sono anche immagini che oggi non vediamo più. Sui giornali perlomeno, sì. Oggi questa roba così gira sui social network e poi non si sa quanto di questo sia reale, quante siano prese da altre situazioni, rilanciate con una didascalia che non c'entra niente con la fotografia. Non più tardi di 2 settimane fa ho visto delle immagini che dovevano essere relative a un tifone, quello che è arrivato in Florida, uh-huh. E invece erano cose dello tsunami in Giappone. La guerra del Vietnam è stato lo spartiacque, nel senso che dalla guerra del Vietnam in poi, anche perché in quel periodo gli Stati Uniti venivano dai riots degli afroamericani, per cui diciamo mise molto in difficoltà quello che era il governo americano, questo tipo di giornalismo, questo tipo di immagini. Non è un caso che poi da lì in avanti, se pensate alla prima guerra del Golfo, non c'è stato un giornale, nemmeno quelli che potevano essere dalla parte di Saddam Hussein, che ha mostrato le immagini, diciamo, in Iraq, dando voce o comunque cercando di raccontare quella parte lì, per non parlare della seconda. Per cui, diciamo, in meno di 20 anni, poco più di 20 anni, si è creato veramente una divisione netta. Mi ricollego, Alfredo, a una ricerca spagnola che è stata fatta prendendo i brani degli anni 60, brani musicali mondiali degli anni 60, quindi analizzando i testi delle canzoni e poi prendendo i testi delle canzoni dalla fine degli anni, dal 2000 in avanti, e facendo una ricerca scientifica, quindi analizzando quante volte le stesse parole si ripetevano, hanno scoperto che il lessico si è ridotto, ma moltissimo, tipo che oggi si usano il 20%, il 30% delle parole che si usavano negli anni 70. È interessantissima come analisi, anche perché questi tizi si sono fatti delle domande e hanno detto: ma scusami, ma perché è cambiata così? No? Perché tutti usano 600 parole e non 2000 parole, non 3000 parole? Perché i produttori che stanno dietro queste canzoni sono due, cioè gran parte delle hit, soprattutto statunitensi, ma statunitensi e inglesi, quindi gran parte della musica che sentiamo è prodotta da due persone, che quindi decidono anche, ovviamente sanno che una certa cosa funziona, e quindi, visto che squadra che vince non si cambia, perché ti devo dare alternative? Giochiamoci le stesse cose, no? È interessante, perché la stessa cosa, se vuoi, sta capitando in fotografia, cioè c'è un'omologazione da un certo punto di vista, e queste immagini che guardiamo adesso sono indicative, no? C'è un'immagine scattata a Iwo Jima, uh-huh. E quindi... E un'immagine scattata al World Trade Center, e sono praticamente forse la stessa cosa. E
secondo me, boh, non lo so, nel senso sono, evocano poi alla fine una sorta di pensiero anche americano, di riscatto, di rivincita, di vittoria, di supremazia, insomma da lì a poco poi Bush farà partire la guerra in Afghanistan e poi dopo tutte le guerre successive. Forse anche perché mi sto appassionando, o quantomeno ho letto due cose di meccanica quantistica, non è che faccio una critica, però mi piace capire il motivo di come mai accadono determinate cose, no? Come mai c'è una polarizzazione anche per esempio sui social network di un certo tipo, cioè dove non esiste più, diciamo, la parte di mezzo dove c'è una discussione e eventualmente anche uno scambio di informazioni, ci sono quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall'altra, purtroppo no. Bene, io volevo ringraziare Alfredo perché, insomma, nonostante le ultime slide siano state tremende, però il resto del lavoro. Ma insieme a questo processo c'è stato anche un processo di creazione di fiducia, perché la società ha imparato a fare affidamento su quello che la scienza stava realizzando. Noi andiamo a fare la risonanza magnetica, utilizziamo i cellulari. Ecco, ma quindi cosa vuol dire? Che stiamo tornando anche da questo punto di vista all'antica Grecia, cioè stiamo ritornando all'epoca dell'oracolo quantistico? Beh, in realtà ci sono due grandi limiti in queste macchine. E il primo è che le informazioni che useranno saremo noi a decidere quali sono. E il secondo è che saremo noi che porremo le domande, e solo ponendo delle domande sensate si potranno avere delle risposte sensate. Ma questo vuol dire che la responsabilità torna nelle mani degli intermediari. E chi sono questi intermediari, se non gli stessi scienziati che oggi stanno sviluppando queste macchine? E quindi questo vuol dire che si deve ripristinare questo rapporto di fiducia che c'è tra la società e la scienza, che dovrà farsi garante che chi disporrà di questi strumenti li utilizzerà nel modo giusto. E quindi la conclusione è che sì, saremo come Cadmo davanti all'oracolo quando lo interrogheremo, ma quando questo ci dirà di seguire una mucca, saremo noi che decideremo se fondare o meno la nostra Tebe. Grazie.